Ma innanzitutto faccio i complimenti al governo di San Marino che, se tutto va come previsto, entro fine aprile mette in sicurezza tutta la popolazione. Ci sono poi migliaia di italiani che abitano a San Marino e altre migliaia che lavorano tutti i giorni a San Marino. Quindi una volta completata la copertura vaccinale della sua popolazione, mi piacerebbe che fra i due governi ci fosse un accordo perché si cominciassero a mettere in sicurezza anche gli italiani che abitano di fianco a San Marino, e quindi una collaborazione nel nome della salute e quindi del lavoro, perché pensate che stanno procedendo a passi spediti sulla vaccinazione degli anziani e dei fragili, e entro 15 giorni avranno finito. Ci sono liste d'attesa in alcune zone italiane dove se hai 85 anni devi aspettare fine aprile o maggio per essere vaccinato. È chiaro che se San Marino avrà messo in sicurezza la popolazione entro aprile, da maggio, anche economicamente parlando, turisticamente parlando, scolasticamente parlando, sportivamente parlando, cambia il mondo. Quindi, così come collaboriamo con San Marino, personalmente sto cercando di allacciare rapporti utili con altri paesi, penso a Israele, penso all'India, penso alla produzione italiana. Oggi al Ministero dello Sviluppo Economico si è svolta un'altra riunione con le case farmaceutiche, bisogna fare in fretta. E alla domanda, ma quindi anche col vaccino russo, io rispondo che per me può essere prodotto in Russia, in Groenlandia, in Nuova Zelanda, a San Marino, in Israele, basta che funzioni e basta che arrivi in fretta. Senatore, primo problema, il vaccino russo non è autorizzato né da EMA né da AIFA, quindi l'Italia non si può somministrare. No, si può somministrare. Lo stanno usando altri paesi appartenenti all'Unione Europea, lo stanno usando a San Marino con risultati brillanti, mi sembra di capire, a partire dal personale sanitario. Quindi a me interessano poco i problemi burocratici, le lentezze, i ritardi dipendenti dall'Europa, mi interessa la salute dei miei cittadini, e quindi io ritengo che fanno bene quei governi europei, non solo l'Austria, la Danimarca, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e altri ne seguiranno, che si muovono a 360 gradi, e prima l'Agenzia del Farmaco Europea, ad esempio, dà il suo ok a Johnson & Johnson, che è un vaccino monodose, one shot, meglio è.